Buonasera a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale. Questo silenzio penso che la dica tutta sulla partita di oggi. Io sono no, arrabbiato, incazzato, costernato e non lo so, perché non ho più aggettivi. Allora, il Pisa è stato preso come, diciamo, trampolino di lancio per gli arbitri che vengono promossi in Serie B. Ed è vergognoso, vergognoso nonché scandaloso. Ma perché non va, ma perché la Lega Balata non li manda ad arbitrare la, il Monza che c'è Berlusconi e Galliani? Ma perché non li manda ad arbitrare il Monza? Ma che li mandasse ad arbitrare il Monza questi arbitri? Questi arbitri devono andare ad arbitrare il Monza, capito? Non che il Monza va in Serie A e il Pisa grazie agli arbitri va in Serie C, ma non è così che funziona, caro Balata, caro avvocato Balata, non è così che funziona a casa mia, capito? Allora, vediamo un po' di trovare la via, la retta via. Io esorto la società tutta e il Corrado veramente a prendere un po' di iniziativa, perché così non si va, così non si va, così non si va perché non si va. Cioè, ben essere chiari, comunque ora andremo a analizzare in primis la gara e poi prendiamo, ragazzi, ve lo già vi preannuncio che questo video sarà lungo, Poi andiamo a vedere il regolamento 11 del calcio. Il regolamento 11 recita le norme sul fuorigioco. Così andiamo a vedere le norme sul fuorigioco e qualche immagine. Io purtroppo, lo sapete, qua su YouTube non si può mettere, diciamo, non si può fare la moviola perché mi segano il video, quindi niente. Però il fotogramma, si sì, ho un paio di fotogrammi e li andremo ad analizzare insieme. Anzi, mi dispiace essere uscito in ritardo col video, ma ho dovuto prima mettere un po' di ordine di idee, perché le persone forse l'ordine di idee non ce l'hanno. Comunque andremo ad analizzare al momento opportuno. Adesso vediamo le formazioni in campo, come sono scese, e andiamo ad analizzare quello che è stato il gioco, cioè la partita giocata. Allora, il Pisa scende in campo con un 4-3-1-2. Avete visto, insomma, io l'avevo detto anche nell'ad che ho fatto, e tra l'altro saluto Kevin che ho incontrato allo stadio. Ciao Kevin, mi ha fatto piacere incontrarti. Non abbiamo potuto prendere il caffè allo stadio perché il bar era chiuso, ma vabbè, si vede che barre Covid, cosa volete che vi dica? Comunque, vabbè, lasciamo stare che già io alla partita non ci volevo andare, avevo detto di no anche al biglietto. Vabbè, mi dispiaceva buttarlo perché era nominativo, quindi non si poteva più girare. Va bene, basta, andiamo ad analizzare la partita. Allora, il Pisa, ripeto, è sceso in campo con un 4-3-1-2. D'Angelo è improntato, ormai avete visto sul 4-3-1-2. Allora, Perilli, Pisano, Caracciolo, Guarni, Alisi, Gucker, Marin, Mazzitelli, Soddimo, Vido, Marconi. Bella coppia, ragazzi, Vido Marconi. Veramente. Non che Masucci sia meno, cioè, bene si chiari, però nel senso i due si intendono bene, insomma, ho visto veramente sul campo tanta roba, tante azioni, insomma, a me è piaciuto sia Vido, ovviamente, e Marconi, chiaro. Veramente. Pochettino sofferenza Soddimo, ma sta prendendo, insomma, sta prendendo piede, mi piace, insomma, gioco a centrocampo e, diciamo, le punte d'attacco veramente mi sono veramente piaciute. Allora, la Cremonese scende in campo, anche la Cremonese con un 4-3-1-2, quindi Volpe fra i pali, poi Bianchetti, Ravanelli, Terranova, Crescenzi, Pinato, Manuel Gustafsson, Valzania, Ghisolfi, Ciofani e Ceravolo. Questo è stato, diciamo, una punta d'attacco: Ghisolfi, Ciofani, Ceravolo. Arbitra la partita quest'arbitro neopromosso, Gariglio, sezione di Pinerolo. Pinerolo c'è la stazione dei treni, mi pare, vero? Ma non è come il film di Totò che magari voleva il trasferimento da qualche parte, sto qua. Ma magari provate a dargli il trasferimento alla stazione di Pinerolo. Mandate alla stazione di Monza. Vai, prendi un po' il diretto per la stazione di Monza e vai a arbitrare le partite al Monza. Vai, i danni vagli a fare al Monza. Hai capito, Balata?
avvocato VV Balata, i danni fagli rifare a Monza, capito? Non venire a buttare tutti i danni qua a Pisa, non ce ne abbiamo bisogno. Portali pure, mandali pure a Monza, questi arbitri. Vai, fagli arbitrare alla squadra di Berlusconi e alla squadra di Galliani. Vai, vedi un po' se riesci a trovare la via a VV Balata. Vai, vai, spedisci, vai, che è meglio. Da retta, è meglio. Va bene. Allora, il Pisa parte subito determinato. Quando al settimo, su sviluppi da calcio d'angolo, Vido riceve palla e con un destro potente, teso, colpisce la palla a giro e finisce sul secondo palo. È gol dell'1-0 per il Pisa. Meritato, strameritato e straguadagnato. Vabbè, in avanti ancora il Pisa con Sottimo, Vido e Marconi. Bel trio, ho detto prima. Ma la Cremonese, dopo i primi 20-22 minuti di gioco, prende possesso del centrocampo. Cosa che veramente mi ha dato a pensare. Va bene, arretra nella propria metà campo il Pisa e subisce l'iniziativa, purtroppo, della Cremonese. Questa è fuori discussione, che la Cremonese, per l'amor di Dio, in questo frangente di tempo ha veramente preso possesso. Ho visto un calo del Pisa, forse ci siamo arretrati troppo. Dovevamo, secondo il mio avviso, cercare di chiudere la partita, anche se poi uno dice, giustamente dice, ma non è detto che tu lo chiudi. No, però bisognava cercare di essere più incisivi e di non, scusate perché non c'ho più manco voce, e di non lasciare campo libero alla Cremonese. Vabbè, quando al 41esimo, su punizione inesistente, l'arbitro fischia una punizione che l'ha vista solo lui. Allo stadio eravamo 1.000, ma l'ha visto solo lui. È solo lui che decide le punizioni, quando darle e come darle. Che gli duri. Purtroppo non c'è il VAR, non ci abbiamo niente. Cioè non abbiamo metodi difensivi, capisci? Cioè, nel senso, non ce la facciamo neanche a difendersi contro questa gente incompetente. D'altra parte, comunque l'incompetenza la vedremo poi più avanti. Questo è un incompetente. Un incompetente. Voi potete fare quello che volete, per me, ma non me ne frega proprio nulla. Questo è veramente un incompetente sotto ogni aspetto. Va bene? L'hanno detto tutti, DAZN, tutti, trafiletti, giornalisti. Voi andate a vedere quello, cosa vi pare a voi, perché magari sono io, o magari siamo noi che eravamo lì, quei pochi che eravamo allo stadio, che magari abbiamo visto una cosa per un'altra. Ci sta, per l'amor di Dio, perché poi uno dice, oh, ma te cosa avevi? Per carità di Dio, ma qui non si tratta, qui si tratta di tutti quanti hanno visto la stessa cosa e lui ha visto la punizione. E si vede che Gesù Cristo l'ha illuminato e gli ha fatto vedere la punizione. Va bene, ha da concedere questa punizione inesistente, ripeto, e buon aiuto subentrato al posto di Pinato, perché è infortunato, la insacca dietro all'incolpevole Pellegrini. Niente da dire, il portiere non ci poteva fare niente, secondo me non ci avrebbe fatto niente neanche gol, cioè, secondo me era imparabile. Bel tiro comunque, bella punizione, nessuno sta dicendo che per carità di Dio. Vabbè, il primo tempo ragazzi finisce qui, perfetto. Le squadre scendono in campo, le squadre scusate scendono negli spogliatoi sull'1-1 e l'arbitro è riuscito, con la sua incompetenza, a far pareggiare questa partita. Vabbè, secondo tempo il Pisa e la Cremonese praticamente si equivalgono, tiri, controtiri, ribattute, sia da una parte che dall'altra, partita veramente comunque bel gioco, alla fine ci siamo anche sotto un certo punto di vista divertiti, perché insomma anche la Cremonese ha fatto vedere un bel calcio, al di là di tutto, insomma, ecco. E niente, al 55esimo il Pisa, D'Angelo, scusate, cambio, quindi c'è un cambio per il Pisa, esce Pisano ed entra Birindelli. Oggi la prestazione di Birindelli non è stata al top, ragazzi, non è stata al top. Va bene, comunque, capita, per l'amor di Dio. Poi al 61esimo esce Soddimo, entra Siega. Modulo, non cambia, non prende niente. Poi, anzi, sì, sempre al 61esimo esce anche Mani e entra Masucci. A questo punto, ora sì, il Pisa diventa un 4-3-3, ragazzi. Ora,
Veniamo al clou. Al 62esimo, occasione per il Pisa. Velo di Gucker che libera Vido al limite e conclusione deviata dalla difesa. Il gol era nell'aria. Il gol era nell'aria e infatti al 65esimo Vido si inserisce in area e conclude esaltando i riflessi del portiere che respinge, della Cremonese, Volpe. Sul pallone ancora Vido, colpisce il palo e poi Masucci corregge e insacca dietro Volpe. Gol annullato per fuorigioco inesistente. Per me era fuorigioco inesistente, ma il divino gli ha dato il lume, lo ha illuminato questo incompetente Gariglio della sezione di Pinerolo, che fra breve gli daranno trasferimento per Monza, così andrà ad arbitrare le partite di Monza, grazie alla V-V-Balata. Capito? L'ha illuminato e gli ha detto che era fuori gioco. Ragazzi, cosa volete che vi dica? Ero incazzato, imbestialito. Non solo io, tutta la tribuna, tutti quanti. Cioè, se ne è sentite di cotti, quest'arbitro niente, zero, lui proprio l'ha illuminato Gesù Cristo, gli ha dato il lume, l'illuminazione divina e si annulla il gol. Vabbè, poi anche la Cremonese effettua le sue sostituzioni, poi ancora qualche affondo del Pisa. Qualche affondo anche della Cremonese, è chiaro, ma la partita a questo punto si può dire conclusa, perché non ci sono state poi azioni di rilievo. Sì, qualcosa, ma niente di che, né da una parte né dall'altra. Praticamente la partita finisce qui e abbiamo perso un'occasione, abbiamo perso un'occasione perché il Pisa aveva vinto, secondo me, meritatamente questa partita. Non me ne vogliate, gli amici di Cremona, perché per carità di Dio, non voglio togliere niente a nessuno, ma voglio dire, bisogna essere obiettivi e quando c'è da essere obiettivi, c'è da essere obiettivi. Poi questi arbitraggi sono scandalosi. A Pisa avete visto il Sodimo, è stato detto, ah, si è buttato, non si è buttato, in due occasioni, in tre occasioni, e poi avete visto la Reggiana che rigore gli hanno dato. Ragazzi, mi viene voglia di ridere perché io a questo punto e siamo solo all'inizio, ragazzi. Siamo solo all'inizio, ma voi vi immaginate arrivare a fine campionato con questi? Vabbè, comunque sia, io penso che a questo punto lo trasferiscano a Monza. Spero. Così va danni di va a fare a Monza. Che forse dico quasi quasi. E poi Bisoli ne è un altro. Sempre in mezzo al campo, ma io non lo so, quello spadroneggiava di qua e di là. Va bene. Allora, ora io volevo andare ad analizzare con voi il regolamento. Il regolamento all'articolo 11 del regolamento di calcio. E questo è lo schema, vedete, no? Lo schema del fuorigioco. Allora. Il fuorigioco deve essere, praticamente in sostanza ci devono essere due giocatori, vale a dire il portiere è un giocatore più il difensore, ecco perché si dice devono essere due giocatori, in realtà portiere e un difensore. Ora, dal momento in cui cosa è successo? Dal momento in cui Vido ha tirato il palo, cosa ha fatto? Lo ha preso il palo e la palla è tornata indietro. A questo punto si azzera l'azione. Ok? Si azzera l'azione. Quindi poi è subentrato Masucci e ha insaccato. Ora il problema sta lì, cioè vedere se ci sono, siccome dopo che ha preso il palo si azzera, quindi bisogna vedere se ci sono i due giocatori. Se ci sono i due giocatori al momento in cui la palla tocca al palo, allora il gol è regolare. Se non ci dovessero essere i due giocatori, allora sì che è fuori gioco. Ma non è il nostro caso, non è il nostro caso, perché il guardalinee è un incompetente e l'arbitro è incompetente più del guardalinee, perché se l'arbitro ha visto che era gol, doveva andare a dire no, guarda, amico mio, è rete, perché così è così? Che quella, ma io ho visto, non ho visto, scusate, alla fine è sempre l'arbitro che decide, non il guardalinee,
fammi capire. Non è inutile andare lì con l'auricolare, no, allora vengo qui, allora vengo lì, ma dove devi venire? Te non devi andare nessuna parte, anzi, lo so io dove dovresti andare, ma lasciamo perdere. Quindi andiamo a vedere l'istantanea, eccola qua, vedete? Allora, guardate Masucci che è dal 25, mi pare che sia, poi qua c'è Vido a terra che ha tirato, c'è il portiere e c'è l'altro difensore. Io non vi posso mettere in immagini, ve l'ho spiegato perché. Posso mettere solo istantanee. Allora, la palla va, colpisce il palo. A quel punto Masucci era dietro al portiere. Ora poi vi faccio l'altro fotogramma. Che è corregge. Allora, al momento in cui tocca il palo, allora bisogna prendere in considerazione il momento in cui la palla tocca il palo. Non quando la palla arriva sulla destra di Masucci. No! Bisogna prendere in considerazione quando la palla tocca il palo. E infatti, ora vi faccio vedere l'altra immagine. Scusate ancora. Allora, questo qua sono io. Ok, questo no. Eccola qui. Oh, vedete? Questo praticamente qui. Oh, è qui. È praticamente ha già toccato. Quindi Masucci ha già tirato di testa perché la palla si trova in questo punto, cioè già dentro la rete abbondantemente. Quindi quando Masucci tocca la palla, era dietro sia al difensore che sta in porta, vedete, al limite della porta, quindi sulla riga, e al portiere che sta per terra. Quindi non è assolutamente fuori gioco. Ecco. Oh, questo giusto tanto per chiarire la situazione, la regola del fuori gioco. Quindi quest'arbitro, io cosa volete che vi dica? Più che dire che è un incompetente, non posso dire, ce ne vorrei dire tante altre, ma non posso. Voi capite perché non posso, no? Penso che sia chiaro il perché non si può. Quindi abbiamo sviscerato che alla fine non era fuori gioco, abbiamo sviscerato che quest'arbitro, ripeto, è un incompetente e il guardaline lo segue a ruota. L'hanno detto tutti. Giornali, giornalisti, commentatori, DAZN, chi più ne ha più ne metta. Il VAR non c'è, quello dirà: ah, ma il VAR non c'è, io l'ho visto così e ho dato così, perché tanto quello dirà, ma poi che dirà? Che cazzo gliene frega, cosa gliene frega a quello di andarsi a spiegare? Dirà: per me era così. Beh, chiuso. Ho capito, per te era così, per me sono 2 punti in meno, in classifica. Ah, vieni un po', attaccaci un po' un toppino. Ma che discorso è? Allora, qui il discorso sta in questi termini. Noi ce l'eravamo già ciucciati l'arbitro incompetente, no? Con la Reggiana. Mi sbaglio? Sì, anche lui era un neopromosso. Ecco, un altro. Voglio dire, ma vediamo di mandarlo al Monza. Vai, vai, vai al Monza a arbitrare i partiti. Vai, vai, vai al Monza, vai. Balata, la VV Balata, mandala a Monza. Che è più importante Monza, Berlusconi, Galliani, mandalo là. No, no, si manda a Pisa. Capì? Non fa cosa? Fa danni. Vabbè, io ragazzi, per questo video la finisco qua perché sono avvelenato, non stavo ora, mi sono calmato un po', ma quando sono arrivato a casa era una cosa indescrivibile. Poi mi sono sentito anche con Matteo, mio amico, insomma, adesso basta, non faccio più. Domani sicuramente volevo fare un video con lui, anche per farvi vedere quali sono stati i protocolli sanitari allo stadio, insomma. Ho fatto qualche filmato, giusto per darvi un'idea di com'è lo stadio. Vabbè, ragazzi, se vi è piaciuto questo video, pollici su. Mi raccomando, condividete il video sui social. Condividete il video sui social. Iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto e promuovete il canale. E fate iscrivere i vostri amici al canale. Che dire più? Ricordatevi una cosa:
Pisa resta e tutto il resto passa. Va bene ragazzi, alla prossima. Pollici su.